milanese che ha messo sua famiglia al sud. Allora, suo caffè? Arriva, amore, un attimo. No, arrivo, arrivo, grazie. Ciao papà. Ciao Eli. Melissa, ti danno la posta che stai in ritardo. Dai, a quando mamma, mangi sta cosa, dai. Papà, voglio che mi regali un cane, un San Bernardo. Un San Bernardo? Con la burraccia, come quello che ho visto ieri in TV, ce l'ha pure Lady Gaga. Va bene, ti prometto che quando sentiremo i tre ricchiacci cavalli, io ti compro un San Bernardo. San Bernardo in mezzo ai prodi, io lo so. Madonna, amore, madonna, sono 30 anni sempre le stesse cose, sempre l'onghi comuni sulla Puglia, accate, c'è un cagnolino della cucina Elena, madonna. Ma come il cagnolino? Il San Bernardo è diventato come un cavallo, come facciamo a tenerlo in casa? Con una tanica da 5 litri d'olio d'oliva sotto il collo. Ma papà, tu sei l'unico del nord che sposta una pugliese emigrando al sud. Ma non siete contenti? Stiamo nel paese più bello del mondo, col sole, col mare, col cielo azzurro. E la vita costa la metà. Sì, papà, però lì la gente è più evoluta, emancipata internazionale. Io adesso avrei dei genitori che senza menate mi darebbero i soldi per andare a fare la placca titanio sotto il palato, come la cantante degli Squarci in faccia. Ancora questa storia della placca di titanio sotto il palato? E poi che cazzo sono sti Squarci in faccia? Io comunque domani vado a provare la placca. Ciao. Ciao. Ciao papà. Ciao Lello. Allora? Mi servono un po' di soldi. E che ti servono questi soldi? Voglio andare a Mykonos. Voglio fare uno stage con l'amico Stavros. A Mykonos con Stavros? Sì, lì suo padre c'ha una scuola di dervisci. Unica nel suo genere. Dervisci. Papà, cosa sono i dervisci? Beh, i dervisci sono una razza di delfini molto viscida, molto, molto simile al maiale di mare, unici nel loro genere. Signora, anzi. Ha parlato Zichichi. Senti, Zichichi, oggi pomeriggio puoi passare a prendere Melissa a scuola e la porti alla danza, per piacere? Allora, io non sono lo scià di Puglia. Io devo andare a lavorare, dobbiamo portare a casa i soldi qua, perché fra cani da rodeo, palati in plutonio e viaggi in dervisci, non ci arriva la fine del mese. Se non vedevamo la casa di mia mamma, adesso eravamo veramente messi male, te lo dico io. E tu sempre hai soldi, pensi? E quello devo fare. Ma no, tu devi pensare ad altre cose. Tu devi pensare ad avere un rapporto con i tuoi figli, devi pensare ad avere un dialogo con i tuoi figli, devi far capire chi è che porta i pantaloni a casa e che dentro i pantaloni ci sta qualche cosa. Lo sai come ti chiamano i figli quando tu non ci sei? Come? Utremon. Tremon a me. In questa